E ciao ragazzuoli, benvenuti, ben ritornati qui nel mio canale. Io sono Rick, rieccoci qui con Assassin's Creed Unity. Vi ho risparmiato la parte di città questa volta, tra la fine della missione precedente e del video scorso e l'inizio di questa missione, l'esecuzione. Ora siamo davanti a Elise, vediamo un po'. L'esecuzione di Germain è da qualche parte sugli spalti a osservare l'esecuzione di Luigi XVI. Giochiamo. Vediamo un po', ragazzi, che cosa, come sempre, ci riserva questa missione. Se riuscirò, come sempre, a Stanno fare portando tutti 10.000 i libri. fail. Sei sicuro che Germain sarà qui? Sì, certo. Quindi cosa aspettiamo? Dividiamoci, è la cosa migliore. Ok, allora. Rieccoci qui, adesso aspettiamo la fine del caricamento. Come sempre. Portate qui i condannati! Ok, guardate che casino. Guardate che casino. Assassina Germain, esplora la zona, che l'opportunità oggetti da raccogliere 2, nascondigli 8, guardi 53. Ok. Guardate, ma bellissimo comunque il colpo d'occhio, guardate. Ok, allora, vediamo. Giù. Bella discesa come sempre. Mischiamoci alla folla. Bellissime queste parti. Io mi ricordo che il primo Assassin's Creed a me piaceva un sacco proprio per questi suoi movimenti in mezzo alla folla in cui spostava la gente, afferrandola per la spalla, insomma, in modo molto realistico. Impazzivo io. Guardate. Ancora. Ho già iniziato a fare fail su fail. Ecco appunto. Ma perché mi devono uccidere così? Ma me lo spiegate? Perché devono attaccarmi? Minuti e 50, neanche 4 minuti, siamo già un fail. Bene. Bene, bravo Rick, continua così. È così che ci fanno dei bei video, dei bei gameplay. Bene, ottimo, ottimo. Comunque, come al solito, io non taglio quasi nulla, ragazzi. Quindi, Prisoner of the
Non venire più avanti. Guardate questo maledetto! Questo tiranno! Profanatore del lavoro! Che cosa devo fare, ragazzi? Ma se ci abbassassi una piazza di questa orancia piena di sventure, malvagio e ingannevole, pagherai con la morte il debito per il tuo regno scellerato! Assistete tutti! Questa è la punizione che attende tutti! Faccio il giro di qua. Signori ostaccioni, che tradiranno i principi della nostra giovane nazione con pensieri e azioni. Che diavolo succede? Con discorsi incauti, chiunque insudici. Mi sono fatto sgamare, ovviamente. Questi sparano in mezzo alla folla così. Io non capisco cosa devo fare. Resta fermo dove sei. Amà! Tu es le tu! Fonte! Non pouvez pas vous cacher! Abbasso il tiranno! Accidenti, Milby! Ottimo! Ma cosa... Eccolo qua. Sono andato totalmente a caso, ragazzi. Spero. Cioè, sì, in teoria. Ciao Arno. Signor Germain, è giusto che tu assista alla rinascita dell'Ordine dei Templari. Dopotutto, eri lì fin dall'inizio. De la Serre. Ho provato a convincerlo. Ma l'Ordine era ormai corrotto. Bramavano potere e privilegi per sé. Ma tu volevi rimediare, è così, uccidendo il Gran Maestro. La morte di De la Serre era solo il primo passo. Questo è il culmine. Popolo, io muoio innocente. Signori, io sono innocente di ogni crimine che mi è imputato. E dal mio sangue possa sorgere la felicità dei francesi. Re, solo un simbolo. Un simbolo incute paura. E la paura favorisce la manipolazione. Ma poi ci si dimentica dei simboli come voi. Questa è la verità di Demon. Il diritto divino dei re non è altro che il riflesso del sole che brilla su loro. Quando la corona e la chiesa crollano, chi controlla loro controlla anche il futuro. Giacomo. Che è stato vendicato. Ora devo andare. Buona giornata. Tutti qui. Oh! Va!
Che entrata in scena? Che stai facendo? Inseguilo! Non ti lascio qui a morire! Prendiamolo! Proteggete il Gran Maestro! Uccidetela! Elisa, andiamo via! Ci penso io! Mi sto dicendo! Porca miseria. Oh, oh, oh! Elisa, aspetta! Porca miseria. Ecco appunto. Ce ne sono altri! Ci penso io! Mi segui vale la pena! Non scherzare, sono troppo per combattere da sola! Vai, mi tengo a me! Non lo lascerò scappare! Elisa, aspetta! Elisa, salta! Idiota! Che cosa stai facendo? Cosa devo fare? Boh, vabbè, non ho capito se devo... Boh, ok. Non ho assolutamente capito nulla, ragazzi. Questo è un altro piccolo difetto di questo gioco. Le volte non riesci a capire che cosa fare. O più probabilmente sono io, che sono... sfasato. Allora... vale la pena. Oh, devo difendere Elisa. Sono troppo per combattere da sola. Vai, ti tengo a bada. Cioè, con tutti quelli che ci sono devi ammazzare. Beh, cioè ammazzare, colpire. Elisa, aspetta. Via, dai. Seguiamo lei. Ok, è chiaro, bisogna seguire lei. Sì, ecco, passiamoci davanti, bene. Voi, portavoce dei moderati, volete uccidere la rivoluzione? Noi siamo là. Ma Elise, non puoi correre un po' più veloce? E non si avvicini a Germain! Elise, è finita! Andiamo! Ti apro la pancia, stronzo! Sono contento. Sì, ma cioè anche lei scappa così, cioè voglio dire. Prima ingaggia in combattimento, poi scappa, cioè. E ti lascia nel combattimento. Boh. Ecco. È fuggito! Diavolo! Vedete che si era incastrato anche lì. Non è finita, noi troveremo un'altra pista. No, invece. Pensi che sarà così incauto ora sapendo che lo talloniamo? Avevi l'occasione ideale per ucciderlo e te la sei fatta scappare. Per salvarti la vita. Nessuno te l'ha chiesto. Ma che dici? Rischierai la vita pur di uccidere Germain. Se non hai lo stomaco per questo, allora non mi servi. Elise. Elise. Ecco. Beh, bel ringraziamento. Prego, non c'è di che. Abbiamo lì. Finito anche questo ricordo, non senza fatica. Ok, allora.
Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Rapporto dal consiglio, ok, andiamo a fare rapporto al consiglio. Anzi, sapete che... Ma... Cioè, questo qui è scomparso... È comparso ed è scomparso dentro i muri. Bene, Ghost. Abbiamo a che fare con... un fantasma. Allora... Vediamo. Ok, dai, mettiamo il segnale e andiamo. Era già messo, ma comunque. Perfetto. Qui intanto combattono tutti. Guardiamoci questa. Quello è mio! Aiuto! Qualcuno! C'è un ladro! Che cacchio! Cioè, vabbè, avete visto pure questo, ragazzi. Riesco a far fare dei fail anche al gioco. Ad Arnaud. Qui ci dovrebbe essere un forziere. Ci fermiamo un secondo a vedere. Dov'è? Vabbè, è qui dentro. È sotto, vabbè. No, niente, niente, al momento non ci interessa. Perderemo troppo tempo. Allora. Dai che in 2 minuti, senza grossi problemi, che arriveranno subito, ovviamente, dovremo farcela. Punto. Dai, mancano solo 600 metri ormai. Ok. Aspettate che lo riprendo. È morto male anche lui, riprendiamo, perfetto. Tozzo di pane, vabbè. C'era stato un poveraccio che, proprio perché è disperato, cercava qualcosa. E qui? Ok, niente. Via, via, dai ragazzi, su, fatemi passare, via. 400 metri. Non su. Dai, 380 metri, dai. Su, Arno. Forza, non incastrarti, mi raccomando. E vedrai che ce la faremo. No, no, nessuna missione. Vuoi andare diretto a far rapporto al consiglio. Tanto qui vedete che compaiono i nemici. E splash. Una notatina. Rinfrescante, va sempre bene, o quasi. Sapete che fastidio con tutti i vestiti bagnati? Qui dentro? Ovviamente è sopra.
provare a vedere. Se riesco a scassinarlo. Oh sì, sì, beh, che genio. Bella Rick, continua così, mi raccomando. Cioè, assurdo. Anche così riesco a sbagliarlo. 1000. Ulala, bene, bene, ottimo. Così mi piace. Sempre sul ponte molto sicuro. Perfetto, ci siamo. Qui c'è sempre il nostro amico per la COP. E adesso dovremo andare a fare rapporto al consiglio e vedere come si evolve la storia. Vediamo un po', vediamo un po'. Nel frattempo, ragazzi, ne approfitto per chiedervi se il gioco vi piace, vi sta piacendo, se magari l'avete comprato nel frattempo che avete iniziato a vedere i miei gameplay. Incuriositi e comunque piacevolmente colpiti dal gioco, avete deciso di... Come stai, amico? Avete deciso di comprarlo. È qua che devo andare. Ok. Saluti, cittadino. Chissà, magari avete deciso di comprarlo dopo aver visto i miei gameplay, eravate indecisi e... No, ok. Se la metti così. Che cosa diavolo è successo alla Piazza della Rivoluzione oggi? Germain era là e io conosco il suo piano. Dovete... Gli avevo detto di lasciar perdere le indagini. Sì, ma ascoltate! Sì, ma ascoltate! È così che rispetti la confraternita? Sapevo che sarebbe successo. Lo dicevo a Mirabeau che eri ossessionato dalla tua vendetta. Per questo sono entrato nella confraternita! Già, non per via dei nostri ideali o per servire la nostra causa. Per vendicarti. Per redimermi! Dillo come ti pare. Hai disobbedito agli ordini di questo consiglio. Aia. Ucciso bersagli di tua iniziativa e violato il credo a ogni piè sospinto. Aia. Maestro Trenet? Alla luce di questi fatti, non mi resta altra scelta che far votare la tua espulsione. Maestro Bélier? Concordo. Che state... Maestro Kemar? Concordo. Arnaud Dorian? Sei stato condannato. Ti privo del tuo grado e titolo. E da oggi sarai esiliato dalla confraternita di Parigi. State scherzando? Sentite, io so cosa ha in mente Germain. Posso fermarlo? La decisione del consiglio è presa. Adesso puoi andare. Una svolta dopo l'altra in questi ultimi episodi. Questi flash così a caso. Amore e dovere, abbiamo guadagnato un trofeo. Però. Che svolta, ragazzi. In questi ultimi video ci sono davvero dei colpi di scena notevoli. Ecco, ragazzi, secondo me la storia non è affatto male. Cioè, è davvero una delle migliori di Assassin's Creed. Con tutti questi colpi di scena, cioè, è realizzata molto bene. È davvero... Come non se ne vedeva da un po', una storia come non se ne vedeva da un po', è vero. E merita, almeno a me spinge a giocarlo, anche per sapere appunto le vicende, come va, come si evolve. Peccato, come sempre, per questi piccoli difettucci tecnici che ci sono e che ogni tanto si evidenziano nei gameplay. Peccato, perché poteva davvero aspirare ad essere un titolo notevole. Versailles 4 giugno del 1793.
Ed eccoci qui. Probabilmente dopo Sbornia. Eh sì. Diavolo. No. No. Ma dov'è? Brasserie Garçon. Ero qui ieri sera. Andiamo bene. Vediamo il ricordo. Lo sai 12 ore prima. Vattene via di qui! Ma io... Fuori! Hai già causato abbastanza guai! Bene! Mi procurerò del vino in altro modo. Adesso dobbiamo giocare al ricordo? Ah sì! Eh sì! Decisamente! Beh ragazzi, io direi che per il momento può finire qui. Questo gameplay lo finisco leggermente prima. Comunque siamo sui 26 minuti, quindi... diciamo che la mezz'ora, bene o male, è stata abbastanza rispettata. Ormai ho preso un po' il via di fare questi gameplay un po' più lunghi. So che magari ad alcuni non piacciono, ma ad altri so che gradiscono. Inoltre ritengo che per un gioco come Assassin's Creed sia più naturale, cioè andare di pari passo con i ricordi, che durano appunto una mezz'oretta. Ditemi come sempre che cosa ne pensate. Vi esorto anche a lasciare un mi piace per farmi capire se avete gradito o meno il video. Lasciatemi un commento sul gioco e sul gameplay. Lasciate un mi piace anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione. Noi come sempre ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzuoli.